Ragazzi, benvenuti. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e questo vlog in realtà non sarà un racconto classico che accade spesso in questo tipo di format video. È stato grazie a Warner Bros. Che appunto mi ha permesso, tramite la nostra collaborazione, tramite la sponsorship che mi ha dato, di viaggiare a Seattle, come si suol dire di là, Seattle, e viaggiando a Seattle, ecco, ho avuto la chance di visitare sicuramente la città nel breve tempo, vi racconterò, ecco, quella sarà la parte un po' più da vlogger, ma in realtà ho potuto visitare lo studio di Monolith Productions. Tramite la possibilità di entrare all'interno dello studio, senza davvero alcun limite di accesso a quello che erano le loro stanze, i loro uffici, c'erano molte cose da non poter filmare, da non poter controllare. Ecco, io vi racconterò questa esperienza e vi garantisco che grazie al parallelo che farò con le mie esperienze passate nel mondo del cinema, potrò veramente lasciarvi, spero, davvero spero, sicuramente magari se vi fa piacere il ricordo di questa avventura, ma in realtà un dato importante su cui riflettere e magari discutere sotto i commenti o comunque fra di voi. Quello che in realtà mi fa piacere raccontarvi non è tanto il viaggio in sé. Devo essere onesto, forse un giorno magari mi porterò la camera proprio per filmarmi mentre passeggio in città, magari mi porterò un microfono per parlarvi in diretta mentre e poi monterò una sorta di vlog montato, i veri vlog di YouTube, capite? Quelle cose da cui sono stato sempre tremendamente distante, potrebbero effettivamente in avventure come questa essere più che piacevoli, perché comunque ho avuto la possibilità di andare in luoghi abbastanza caratteristici, mi sono fatto un giro delle zone più belle della città, è stato veramente stupendo nonostante ovviamente il mio corpo e la mia mente combattessero tremendamente il jet lag che ovviamente esiste perché essendo la terra piatta il fuso è soltanto un'illusione delle lobby. Qui non è il luogo, ma vi lascio sottintendere per me che cos'è significato vivere questa esperienza, essere invitato come influencer, come YouTube critic, come YouTuber, come vogliamo chiamare questi termini così tanto moderni e sgargiulli che bisogna un attimino contestualizzare, ma essere invitato a Seattle a provare questo titolo in una grande anteprima abbastanza esclusiva, senza quasi nessun limite, all'interno dello studio che lo sta sviluppando e in questo contesto avere a che fare con personalità che lavorano da anni o decenni nel mondo dei videogiochi. E lavorare da decenni nel mondo dei videogiochi, non stiamo parlando di cinema, che ha una storia bella tosta e anziana. Lavorare da 20 anni, da 25 anni nel mondo dei videogiochi, non dico che è la partenza di tutto, perché è un po' più indietro, però hai un'esperienza che è quasi totalitaria di quello che è stato il mercato da quando è nato, specialmente quello di massa, sicuramente totalmente coperto da questa esperienza decennale, ecco. E tutto questo a me ha arricchito in maniera meravigliosa. Ragazzi, non mi stancherò mai di sottolinearvi a livello personale questo, e devo tagliare corto, l'emozione che è avere a che fare con altri influencer, altri giornalisti, personalità che respirano questo mondo e ti danno, io ho ricevuto, un rispetto e una posizione che ti fanno capire che il percorso che stai facendo e probabilmente quello che stai cercando di offrire è la strada giusta. Perché io davvero sono... è irriduttivo dire orgoglioso e onorato delle parole che ho ricevuto. Non le starò a ripetere qui perché sarebbe bragging, non sarebbe... avete visto Sabaku? Ma è una stupidaggine, in realtà appunto è qualcosa che magari si può discutere altrove. Però ho avuto questa possibilità. Ho conosciuto persone meravigliose, fantastiche, ho avuto a che fare con appunto colleghi o colleghi in forma diversa, ossia che lavorano in questo ambiente, sotto un punto di vista sia professionale durante il tour dello studio, sia umano magari a cena o durante le passeggiate per la città. Ma appunto, ragazzi, se ho detto poco fa che all'interno di questo studio vi erano persone che lavoravano e lavorano nel mercato da oltre 20 anni, praticamente, alcune di loro davvero oltre 20 anni, significa che lo studio stesso, Monolith Productions, è anziano, è molto anziano. È stato fondato nel 1994. Non è da confondersi, questa è una cosa molto importante, con Monolith Soft, che è di Nintendo, quindi la creatrice di Xenogears, Xenoblade and Company, però nel 1994 fu fondata Monolith Productions e il suo primo videogioco uscì nel 1997, Blood.
Io non so, io sorrido nel dirlo perché me lo ricordo, è qualcosa che giocai all'epoca e comunque a vederlo oggi, a rifletterci oggi, è un rappresentante eccezionale di ciò che era il mercato all'epoca. Un mondo più semplice, un mondo in cui si poteva veramente prendere dei rischi in maniera più libera e effettivamente sperimentare qualcosa che magari sicuramente era sulla cresta dell'onda al momento, perché Blood era un first person shooter incredibilmente simile a quelle realtà che potevano essere Doom, Quake, Shadow Warrior, insomma un universo che conosciamo abbastanza bene noi più grandicelli, ma che comunque si permetteva di non essere perfetto, di non prendersi sul serio, di essere anche incredibilmente buffo e non necessariamente un videogioco che puntava alla massa e al successo, bensì al fare qualcosa che fosse on the spot, sul punto giusto, al momento giusto per far divertire il momento, gli sviluppatori, a creare un bel videogioco senza necessariamente sentire il peso dell'industria sulle spalle, perché il peso dell'industria sulle spalle è qualcosa che accade molto spesso oggigiorno. E sappiate anche questo, il fatto è che pensare a quegli anni e entrare in questo studio oggi fa riflettere. Gli anni 90 sono, inopinabilmente, dal 90 al 2000, diciamo, uno dei periodi più importanti e la più chiara golden age, diciamo, dello sviluppo di videogiochi di sempre. Ne abbiamo avuta una molto vicina negli ultimi anni, in realtà, ma non è questo il luogo dove discuterne. Tuttavia, tra il 90 e il 2000 abbiamo avuto una quantità di capolavori che hanno veramente sancito il potenziale del videogioco e lo sviluppo che avrebbe potuto avere in futuro. Stiamo parlando di Link to the Past, Super Mario 64, Doom, Quake, Half-Life... Ragazzi, Final Fantasy 7, 8, 9, insomma, abbiamo a che fare con veramente 6. Abbiamo a che fare con una marea di nomi molto importanti. Però, appunto, non è questo il punto. Perché comunque Monolith Productions è stato uno studio che fino ad oggi non ha mai fatto il colpo miliardario che lo ha reso completamente avvolto da un franchise. È riuscito a esplorare, per fortuna o per sfortuna, a seconda di come uno, se è un finanziere o un appassionato, può decidere di vedere la cosa, giustamente, le ha permesso a questa azienda di sfidarsi e di testare terreni molto spesso inesplorati. Io non mi dimenticherò mai, e farò sì, che nessuno che non lo conosce, quindi che io possa in qualche modo presentarglielo in maniera chiara, se ne dimentichi mai, Fear, ragazzi, Fear è uno dei videogiochi più importanti per me di sempre, ma parlo dell'intera storia del videogioco, perché nel 2006, ad oggi, dopo 12 anni praticamente, quasi 12 anni, la miglior intelligenza artificiale che io abbia mai visto in uno sparatutto in prima persona. Ora non stupirebbe più vederla, perché molte delle sue componenti, come il fatto che i personaggi parlano fra di loro per avere strategie, che ti raggirano, che si spaventano se spari, che cercano copertura costantemente, che si muovono, si interfacciano, ti vanno alle spalle. Io mi ricordo con terrore la prima volta che lo giocai, un terrore però che era eccitazione da pelle d'oca, il momento nel quale mi sono voltato ed ero stato raggirato, cioè qualcosa che mi folgorò all'epoca. Oggi magari non darebbe folgore a qualcuno. Ma non si è mai visto qualcosa di veramente superiore, senza stare a fare esempi singoli, particolari intelligenze artificiali come può essere quella di Alien Isolation, che però anche lì è studiata per una cosa, deve fare una cosa bene e quella fa. Fear era una perla di sviluppo ad oggi ineguagliata per quanto mi riguarda, ed è qualcosa che ti fa pensare a quanto magari nelle prossime generazioni ci sia bisogno di puntare parecchio allo sviluppo costante di nuove strategie, nuove idee, nuove innovazioni dell'intelligenza artificiale. E chissà che cosa ho chiesto durante l'intervista. Ma in tutto questo ha creato Condemned, ha creato Alien vs Predator 2, insomma, molte delle cose con cui penso tanti di noi siamo cresciuti o che comunque vi invito, cuor in mano, a recuperare. Proprio perché io Condemned devo anche recuperarlo. Non sono tutti i titoli che ho giocato questi, per esempio. Questa, la Condemned 1 e 2, li ho perduti. E all'interno di questo studio, finalmente arriviamo al punto, ho visto qualcosa che mi ha veramente colpito, che ho visto più volte quando mi sono avvicinato a studi simili, come quando mi fui invitato a Sony, quando fui invitato in altri luoghi simili a questo. Perché ragazzi, quando sono arrivato dinanzi a questo gigantesco edificio, io immaginavo che l'intero palazzo fosse Monolith Productions. E ci sono, chiaramente, nel mondo studi così grandi. E di questo poi ci arriviamo in chiusura a discuterne. Ma in realtà
Monolith era un piano intero, però, intero, di questo edificio. Siamo entrati, abbiamo preso un ascensore, siamo saliti, e quando sono salito e arrivato alla reception, mi sono ritrovato in questo ambiente incredibilmente familiare. Perché? Qual è il significato di questa familiarità? Cosa vuoi farci capire, Mike? Ascoltatemi. In realtà, la reception era qualcosa che avevo già visto in passato, quindi non è questo a cui voglio arrivare. Si parla di presentazioni meravigliose, di storie, di studi che hanno delle storie. Monolith Production, o quando sono stato invitato a Sony anni fa, hanno queste entrate pulite, luminose, eleganti, in cui hanno poster, stampe, trofei, premi che hanno vinto attraverso lo sviluppo di loro vecchi passati lavori. E questa è una cosa che ovviamente ti mette non proprio una semplice reverenza o rispetto, è anche qualcosa che ti fa sentire una certa forma di romanticismo, che fa parte dello spirito umano, no? Il ricordarsi il proprio passato e il riuscire a prendere forza dal bene e dal male di esso. È qualcosa di fantastico. Ma superata quella soglia ed entrati nello sporco lavoro, no? Quindi superato il velo di Maya e giunti all'ufficio dove si sgobba forte, ecco, io ho potuto constatare qualcosa che poteva essere anche semplice da capire, ma che, appunto, come ho detto all'introduzione, con una concreta base d'esperienza vissuta alle spalle adesso, io posso ripetervi con un racconto meraviglioso, come può essere questo. Non il modo in cui lo racconto, magari io un po' prolisso, però l'immagine che spero vi arrivi è quella che spero possa trasmettere la positività di quello che voglio comunicarvi. Ossia, che a fare videogiochi sono persone. Lo so, coetanei, persone che riescono a concepire certe realtà ovvie, mi verranno a dire: beh, Mike, grazie al cazzo. E avete perfettamente ragione. Ma fate una navigata su internet, fate un giro sul web, vi renderete conto di come molto spesso lo sviluppatore, lo studio, non viene visto come un gruppo di creativi, professionisti o tecnici che lavorano ad un prodotto, bensì come una chimera dantesca quasi. Vengono viste appunto come entità senzienti, come un demone, e giudicate di conseguenza. Io sono sempre della parrocchia del dire: non conta all'interno di un prodotto il percorso di sviluppo che ha avuto, i problemi che sono successi durante la sua creazione, bensì quello che arriva sullo scaffale, al consumatore arriva quello. Ciò non di meno è molto importante, appunto, anche in senso opposto, quindi non soltanto nel criticare aspramente senza una logica critica dietro, ma anche nei confronti dell'osannare uno sviluppatore, no? Per ciò che fa o per ciò che sembra voler rappresentare essere, è sbagliato. Perché in realtà esistono appunto gli autori, esistono i director particolari, esistono i lead che possono essere simbolici di un prodotto, di un lavoro, di un'estetica o comunque di un risultato. Ma si tratta sempre di studios, di studi, di gruppi di persone. E quindi, superata quella soglia, io mi sono ritrovato a livello tremendamente personale, me ne rendo conto, ma cercate di capire un po' la sensazione, in maniera identica quando lavoravo in Technicolor, per esempio, o in altri studi di post-produzione, prima appunto di arrivare qui per voi e di seguire questa strada e questo canale. Il fatto è questo, che si tratta appunto di lavori multimediali. Cinema, videogiochi, no? Anche musica in questo caso, ma la musica forse è un po' diversa, ma non ho esperienza a riguardo, quindi... muto. Entrando oltre quella soglia, io ho visto, appunto, una sequenza, non dico sconfinata, ma piuttosto impressionante, di piccoli locali con dei computer, ognuno con le proprie action figure, testi, ovviamente tazze piene, zeppe di caffè, qualunque altra sostanza possa tenere sveglio un essere umano rispetto ai ritmi che vengono a crearsi in queste situazioni. Perché ragazzi, in queste situazioni può anche capitare che, esattamente come gli youtuber, il weekend non esista. Cioè, è una realtà che io conosco, è una realtà che io ho vissuto e che a vedere ripetuta in maniera incredibilmente congruente all'interno di uno studio di sviluppo così importante rende chiare alcune realtà. Perché io non vedo l'ora in futuro, spero che la mia vita mi offra, questo percorso mi permetta di arrivare a tanto, ma se riuscirò ad entrare all'interno di uno studio invece gigantesco,
Sarebbe per me meraviglioso poter fare un paragone, perché credetemi, ragazzi, io ho partecipato a un mastering nei confronti del VFX pipeline, della VFX pipeline, ossia la pipeline di lavoro. Quindi se vai lo stesso per i videogiochi, no? Se io eseguo questo render, a chi mando il file per le texture? A chi mando le texture poi per il compositing? Il compositing poi come lo faccio in base alle animazioni? E quindi bla 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 bla, 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 tecnicismi che ingarbuglierebbero anche me in un flusso di coscienza ora come ora. Ma praticamente all'interno di questo contesto si va a creare lo stesso meccanismo umano, indipendentemente dalla dimensione. Anzi, la dimensione molto spesso complica le cose. Io so perfettamente, anche per esperienza, che all'interno di studi giganteschi non funziona tutto bene, ragazzi. Non pensate che studios incredibilmente importanti, che la Marvel magari, o che so, la Naughty Dog, cose importanti, abbiano a che fare con la perfezione. No, no, sbattono la testa anche loro spessissimo nel comunicare fra di loro nel modo migliore, nel capirsi, nel collaborare, eccetera. Ciò non di meno, io non sono stato in Naughty Dog, ma ho visto alcuni making of e anche lì lo studio non è un palazzo incredibile. E questo porta a una realtà che io ho vissuto soltanto nel mio piccolo e che, ragazzi, a Monolith Production io ho visto dal vivo. Ed è meraviglioso. È meraviglioso, perché io lavoravo nella post-produzione e tra VFXari, si diceva VFXari, si comunicava molto, si cercavano soluzioni. Ma a Monolith io l'ho visto succedere tra reparti diversi, tra reparti completamente diversi. Ed è molto raro che accada, in realtà. È molto prezioso, perché nel momento nel quale uno sviluppatore o un tecnico che scrive il codice dell'intelligenza artificiale ha bisogno di fermare un'altra idea o di far capire che c'è un problema o magari gliene viene una e ha il potere gerarchico di farlo, lì arrivano i videogiochi interessanti. Ho i brividi a dirlo perché è molto raro, è una cosa tremendamente rara e penso che chiunque lavori in questo mondo si renda conto di quanto è molto difficile a volte liberarsi di una gerarchia anche quando si è creativi. Ossia, molto spesso non si ha la possibilità di dire un'idea a qualcuno che fa un'altra parte del lavoro o che è gestito da un superiore che magari è rigido. Ecco, queste cose esistono. A Monolith ho visto persone interagire con una fratellanza che ha tolto il fiato. È stato bellissimo. E considerate comunque che è vero, vi sto dicendo che lo studio è piccino rispetto a quello che si potrebbe immaginare, ma la stanza del sound designer più sfigata era grande come la mia casa ufficio adesso, quindi proprio ovviamente sto sminuendo, però è per farvi capire che io so benissimo come, almeno io, non mi posso mettere nella vostra testa e non mi permetterei mai, ma io ho sempre vissuto, anche appunto tramite altre persone, la visione di queste cose inarrivabili, no? E questa è una cosa veramente molto importante. Io ho visto invece lì apparire il brainstorming, la risoluzione dei problemi, la pipeline di lavoro più umana possibile. Questa è una cosa veramente pazzesca, anche perché, questa è una cosa che dirò ovviamente in un video di approfondimento, perché lo so, giustamente sono andato là per provare Shadow of War, quindi il mio lavoro è parlare di Shadow of War e di quello che ho potuto vedere nello sviluppo al periodo, al momento in cui è, ho potuto approfondirlo e farò un video il più completo possibile, non vlog ovviamente perché deve essere fatto come Mike comanda, in cui effettivamente discuterò approfonditamente del videogioco. Però non potevo resistere dal darvi questo. Considerate questa realtà. Hanno un engine proprietario, il LeapTech. Quindi hanno la possibilità di mettere mano più che mai allo sviluppo stesso di quello che può essere un problema, un limite all'interno dello sviluppo, della crescita del loro prodotto. Capite? Shadow of Mordor e Shadow of War sono tra i titoli più importanti che abbiano mai fatto, perché nel 2004 sono stati assorbiti da Warner Bros. E ora come ora si sono trovati dinanzi al vero sviluppo AAA. Shadow of Mordor è stato ritenuto al 100% un AAA, qualcosa di veramente molto importante. Questo sequel nasce da un videogioco il quale era arrivato ad essere un esperimento creativo, perché giustamente nessuno può negare che Shadow of Mordor era una sorta di fusione fra l'Arkham di Rocksteady e l'Assassin's Creed di Ubisoft all'interno della licenza di Lord of the Rings.
chiaramente, tranne ovviamente la, questa è una cosa che posso già dirvi ora, che tutti conosciamo, se sappiamo di cosa parla il videogioco, ma ne parlerò anche a chi non sa nulla, l'incredibilmente originale e potente idea del Nemesis System. E trattandosi di uno studio che quindi in un piano è completamente autonomo in tutto, è veramente un microcosmo che funziona come il corpo umano quando è in salute, ossia tutto fa ogni cosa per portare a un risultato conclusivo, completo, in autonomia, hanno anche... Io impazzisco, questa è la passione. Io quando ho visto questa cosa... Pinocchio nel paese dei balocchi. Ragazzi, veramente, hanno all'interno dello studio una stanza di motion capture. Cioè, io, in tutta franchezza, mi sono sempre immaginato molto spesso le possibilità di andare fuori sede, all'interno di un teatro per fare motion capture, teatri fatti apposta o garage in qualche modo adibiti, strutture professionali di motion capture. E invece all'interno di questo edificio c'era un'ala dedicata al motion capture, investendo l'ira di Dio, perché ho parlato appunto anche con Kevin Stephens, che è appunto il lead dello studio, e ha raccontato appunto in maniera incredibilmente informale, pazzescamente informale rispetto alla posizione che ha, del modo in cui ha investito su alcune cose, il modo in cui gli venivano chieste in maniera capricciosa per migliorare però il lavoro. Mi ha veramente colpito. Mi ha veramente colpito perché non bisogna vivere nel mondo delle fiabe, per quanto uno ami il proprio lavoro, comunque, effettivamente, non tutti quelli che lavorano nel mondo dei videogiochi sono videogiocatori, non tutti quelli che lavorano nel mondo del cinema sono cinefili, e non tutti quelli che lavorano in un'azienda o comunque in un mercato, in un certo tipo di industria, per 20 anni, mantengono la passione per essa. Non significa che se perdi la passione per qualcosa arrivi a fare un brutto lavoro, ma vedere gli occhi illuminati... E non, vi garantisco ragazzi, vi garantisco, non perché c'era l'influencer, non perché dovevano fare bella figura. Erano un po' stanchi, alcuni di loro, perché erano presi durante il lavoro. Non si sono fermati dal lavorare perché arrivava qualcuno e hanno fatto 3 ore di pausa. Erano lì a trottare, tanto che erano proprio chiusi sui computer. Ogni tanto venivano salve, mi presento, cioè... E quindi vederli però sorridenti e presi, con le stesse occhiaie che penso di poter avere io a causa del jet lag, perché sto registrando appena tornato, quindi ok, è stato folgorante, è stato veramente bellissimo. Quindi sappiate questo, loro attraverso Warner Bros. Sono riusciti a entrare in questa strada e vediamo dove porterà quando Shadow of Mordor uscirà il 10 ottobre, bisogna... vedere il risultato che raggiungeranno. Però io di questo risultato ho avuto un assaggio abbastanza interessante e ve ne parlerò in un video specifico. Ma soprattutto, e questa è una cosa che sapete come sono fatto, mi stuzzica tremendamente, vi ripeto che vi porterò l'intervista. Sapete che ne ho già fatta una tempo addietro, che apparirà nelle schede, ma ne parlerò nel video specifico in cui appunto vi mostrerò questa intervista fatta nello studio, ma è stato veramente eccezionale. Quindi io, anche a livello ufficiale, non posso esimermi da ringraziare Warner Bros. Per questa collaborazione e la sponsorship che mi ha portato là, mi ha permesso di vivere questa esperienza, mi ha permesso di portarvi questi contenuti, anche questo che sembra più leggero in realtà, conduce al messaggio importante di riuscire a immaginare uno studio, riuscire a immaginare come si lavora veramente nel mondo dei videogiochi. Queste diverse competenze che, esattamente come in tutti i lavori di gruppo, portano un risultato unico e poi il consumatore che arriva a ottenere il risultato. È un qualcosa su cui potrei fare video di approfondimento sempre, veramente. E oltretutto, ancora anche ringraziamenti, perché l'unione di questo lavoro mi permetterà presto, in un futuro assolutamente non remoto, di non avere più un microfono qui, ma di acquistare un direzionale figo per i prossimi video, perché questa forma di contenuto funziona, voglio soltanto svilupparla e non vedo l'ora di ascoltarvi, perché vi chiedo di rifletterci il più possibile, cercate di idealizzare, anche quando parlate con un giovanissimo, anche quando, o se siete giovanissimi, provate a immaginare, non di, questa è una cosa in cui sono molto duro, non tutti sono d'accordo con me e lo capisco, ma non di giustificare un cattivo contenuto, una scelta sbagliata, soltanto perché riuscite a creare l'immagine
di appassionati o di professionisti che lavorano in un ufficio quale è il mondo dei videogiochi, perché molto spesso, l'ho detto prima, questa immagine viene annullata, viene mitizzata. Non va mitizzata, ma neanche nella, diciamo, tolleranza. Perché nel caso No Man's Sky, per esempio, non importa. Il problema che hanno avuto, quello che hanno nascosto, non va bene. Anche se erano 15 persone, non va bene. Chiaro? Cioè, io ci tengo molto in entrambi i sensi, positivo e negativo, che voi portiate cose che magari sono tutte assolutamente ovvie, ma adesso avete avuto delle immagini più concrete, di cosa c'è oltre la barricata. Perché noi siamo i consumatori, loro sono i produttori. E ci sono vari livelli di distacco, ovviamente, perché una cosa è lo studio di sviluppo, un'altra è il publisher e l'ultima è magari il market manager, o che anche loro però discutono con il caffè su come facciamo questa pubblicità. Cioè, piano piano, ragazzi, questo è il primo video che faccio di questo argomento, ce ne saranno altri, non soltanto su Warner Bros., Shadow of Mordor e Monolith, ma proprio nel contesto di oltre, behind the curtain, ok? Dietro le quinte. Ne riparleremo. Grazie di cuore per aver ascoltato questo sproloquio. Alla prossima.